Video, oggi siamo su Dylight, siamo in diretta su Twitch, spero che questo video vi piaccia, ovviamente se vi va seguitemi qui sotto tramite l'apposito tasto. Allora, un attimino ragazzi perché sto vedendo dall'applicazione del cellulare se va bene la live perché in quando utilizzo questo programma da poco per fare le live, ma comunque ogni qualvolta faccio dei piccoli cambiamenti. Per esempio, ieri abbiamo fatto la diretta su The Division e quindi ho dovuto cambiare i parametri e mettere quelli di YouTube. Oggi mi ritrovo qui per vedere un pochettino le impostazioni. Allora, un attimo che vediamo se siamo online e poi si parte con il gioco, ovviamente. Allora, mi dà sempre la trasmissione di ieri, però non so perché non si collega a quella di oggi. Ma penso siamo online alla fine, cioè perché io da qui vedo che mi dà comunque che sono in diretta, però non riesco a capire se sono ufficialmente in diretta oppure un falso positivo, insomma. Allora, vediamo un pochettino se tramite ovviamente la funzione di ricerca dei giochi mi dà Dylight tra i giochi seguiti più che altro. Allora, ovviamente mi riporta in prima in classifica The Division, chissà perché. Allora, un attimo, ragazzi. Allora, eccolo qua, vediamo. Allora, canale live, ci sono tantissimi canali live, però non riesco a vedere la mia diretta. Allora, vediamo un pochettino. Ovviamente vi consiglio di passare anche tra dei miei social, trovate in alto a sinistra Facebook, trovate in basso a sinistra YouTube, in basso a destra Instagram. Mi potete seguire anche lì, ovviamente quotidianamente carico delle live su questo videogioco e su tanti altri, ovviamente. Ieri abbiamo fatto dei Division in quanto mi è arrivato. E poi più che altro perché ero curioso di provarlo. Allora, sì, siamo ufficialmente in diretta, quindi ci siamo. E niente, possiamo partire. Ok, allora datemi un secondo. Perfetto. E vai, perfetto. Ok. Perfettissimo. Allora, The Division ovviamente ragazzi è un gioco che, cioè, ovviamente l'ho giocato da tantissimo tempo, io ormai sono quasi un anno che è uscito questo videogioco per questa piattaforma che sarebbe il PC, anche se utilizzo il pad dell'Xbox One. Allora, come avete potuto notare la grafica è tutta alta, ovviamente non ci sono problemi di grafica in quanto da poco ho acquistato una GTX 970 e quindi problemi non ce ne devono essere. Perché ieri in Daylight, ad esempio, in The Division, problemi di gioco non me ne ha dati. Allora, attenzione, abbiamo un kit medico che utilizziamo al volo. Allora, cosa dobbiamo fare ora? Dovremmo trovare l'ingresso della scuola, che io so già dov'è. E ora sto facendo un giro alternativo. Eh no, scusa. No, 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 no. Inizia a starmi lontano. Ok. E come dire, Dylight, ragazzi, è un bellissimo gioco a cui piace ovviamente il genere zombie, anche se io non sono un fanatico di questo genere, ma alla fine preferisco giocarmelo raramente. Però Dylight più che altro mi ha veramente conquistato come videogiocatore. Allora, io cosa sto facendo? Sto facendo un emerito che... Okay. Allora, attenzione, troviamo la strada. Sarebbe questa qua. Giusto. Cavalcare di qua. E cercare, ovviamente, di salire e di non farmi colpire da quel zombie bastardo che mi butta proprio addosso. Là, fatto. Allora, non è difficile, però, come si suol dire, ai 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 ai. Aia, questo raga, questo scoppia ora, questo scoppia, questo scoppia, questo scoppia, oplala. L'avete visto in diretta? Sentite gli zombie gridare, ovviamente. Eccone un altro. Questi si chiamano i bomber. E appena li tocchi scoppiano. E dal raggio di...
Aia, no, un'altra, una. Oh, merda. Siamo invasi dagli zombie. Per tenerli lontani abbiamo questa mano. Ovviamente sono tutti. Tutti ho acquistato questo modello che magari fa un bel. Via. Poca vita, raga. Poca vita, ma dove cazzo sono finito? Vabbè, siamo morti. Allora, insomma, avete capito un pochettino di che genere di gioco oggi trattiamo. Ovviamente, come possiamo leggere da qua, i bomber infliggono un bel po' di danno. E quindi bisogna stare lontani. Una volta che li tocchiamo, dobbiamo scappare. Poi, ovviamente, come possiamo notare dalla mappa, sono quegli zombie. Non capisco. Mi sa che stanno attaccando o qualcuno. Che dovremmo salvare, ma sinceramente ora noi pensiamo più alla missione principale. Comunque, più che altro, raga, è, come ho detto, è un bel gioco. Dai. Bisogna farselo piacere, poi più che altro è un che ti prende. Più che altro se ovviamente piace la storia, piace il genere del gioco. È un horror action, però fatto veramente contro caso. Bene, ovviamente. A livello della grafica, come ho detto, è alto. Ovviamente la risoluzione è 1080 pixel, però posso anche metterlo in 2K, ma sinceramente. Perché alla fine bisogna contestare più il gioco. Ovviamente saluto un mio amico che penso mi stia seguendo, ma nel caso ovviamente non ci sia al momento, ma comunque penso collegherà più tardi. Fabio, ciao Fabio. Ah, quindi sta per calare la notte. Qua, quando cala la notte, sono. Perché? Perché ovviamente il gioco è. No, il resto ovviamente sempre. Cambia da giorno a notte il tempo. E di notte di solito sono degli zombie molto più. Che ovviamente infliggono molto. Danno, causano problemi, però c'è una caratteristica in più che viene a nostro favore. Ovviamente che di notte i punti di abilità che notate in alto, cioè quello che sarebbe livello 5 al momento, il livello di abilità del combattimento o della furtività, insomma, aumenta ed aumenta in modo doppio. Ovviamente sono stato un coglione ora perché sono andato proprio ad attaccare per quanto non minimamente sfiorarlo. Comunque, cerchiamo di divertirci. Ovviamente la ragazza che è nostra compagnia, ovviamente Jade si chiama, è già entrata ovviamente dentro questa scuola abbandonata, dove ovviamente. Perché andiamo lì dentro noi? Andiamo lì dentro perché con. Pensiamo che ci sia dell'antizim. L'antizim cosa sarebbe? L'antizim sarebbe una specie di cura che ovviamente permette alle persone che sono state contagiate dagli zombie di guarire. Ma ovviamente dell'antizim che andiamo a trovare in giro non ci favorisce ovviamente un recupero. Formidabile in quanto ovviamente gli zombie sono tanti, i civili contagiati sono anche molti e quindi nello stesso tempo bisogna regolarsi. Poi, come si sa, ovviamente c'è sempre un capo che gestisce il tutto e ovviamente lui ha tutte le scorte di antizim impossibili e immaginabili che possono esistere in questa terra, ma non ce li dà perché ovviamente è un bastardo. E bisogna ora fare un pochettino i duri e risalire alle maniere dure. Ovviamente no, ho visto degli zombie, ma non ho capito adesso qua. Ah no, ma questi sono degli zombie, raga, pericolosissimi. Mi sa che mi hanno sentito però. E infatti ora ne ho uno alle calcagna.
Eccolo. E ora sono cazzi miei. Non penso puoi salire qua. Vabbè, sti cazzi, recuperiamo energia. Sali, sali. Attenzione che quello mo ci vomita addosso. Grande. Merda. Accalandolano, siamo quasi al tramonto, raga, ma non è facile. Guardate come si arrampicano. Ecco, bene. Ovviamente ho sbloccato anche la possibilità di... Ecco, vabbè, noi dobbiamo entrare qui dentro. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Dopo non so quanto tempo siamo riusciti almeno ad entrare dentro questo luogo. Con i suoi uomini stava portando fuori un mucchio di roba. Che accidenti hanno in mente? Ha anche ammazzato delle persone a sangue freddo, quel bastardo. Devo intrufolarmi nella scuola e sperare di trovare un po' di antiaziende da qualche parte. Perfetto, come avete potuto cercare di cioè, dovremmo cercare di trovare questo medicinale. Sono dentro. Controlla le aule. Probabilmente tengono lì le scorte. Ma non è facile. Saranno segnate in qualche modo. Il gergo militare è piuttosto semplice. Non possono sfuggirti. Di solito si trovano dentro questi container arancioni. Vabbè, comunque, raga, mo bisogna stare un po' attenti perché qui così si complicano un po' molto. Allora, abbiamo shuriken, degli shuriken che possono essere lanciati come dei coltelli da lancio. Poi cosa abbiamo in più? Abbiamo ovviamente un martello da mattoni che sono molto sono potenziali. Ragazzi, ecco cosa sta ad indicare il colore che vedete ad alcune armi. Abbiamo poi una mazza da baseball classica e una chiave inglese regolabile. Regolabile non c'è nulla in quanto è una chiave che semplicemente gliela puoi fregare in testa. Allora, avanziamo ovviamente con il coltello pregiato, corto, anche se diciamo è a metà. Abbiamo degli strani rumori, ovviamente. No. E inizia il terrore, ovviamente. Vediamo sta luce. Ovviamente fare qualcosa. Non è facile. Ovviamente trovare un medico. Dovrà esserci prima. L'aula di biologia. Ok, guarda, sta per calare la notte. Leono zombie. Dobbiamo andare di qua. E ovviamente di là non si passa. la strada è chiusa. Eccolo, raga, uno è lì. Cadaveri. Cazzo di... Immagino. Seminterrato sarebbe dove siamo ora. Ma tanto che vengono. E niente per... elettronici, abbiamo tutto. Io voglio un... quella porta non mi piace. Allora, pezzi di... vai.
Via. Ma qui non c'era qualcuno. Non mi piace, non mi piace. Inizio un pochettino il terrore. Ora altri. Ovviamente qua abbiamo i defunti. Vaffanculo. Loro sono i soldati, diciamo, servi di. Cerca ovviamente di possessarsi. Mentre mi prendo la lama. Siamo qua. Merda, quanti cazzo sono? Eh sì, figa, mo la chiudo. Vaffanculo. Guarda, raga. Parare, aspettiamo che si ricarichi la barra subito al volo. Morto. Aia. Dai. Oh, cazzo. Aia. Oh, devo morire per un coglione. Cazzo. Vabbè, siamo morti purtroppo. Non ci posso fare nulla. Non è facile. Allora, un attimo, fatemi vedere se sono live. Sempre sì. Dopo ovviamente 17 minuti abbiamo almeno concluso qualcosina. E tutto sommato, ovviamente non è facile. Allora, vediamo un pochettino. I dettagli qua sono tutto bene. Perfetto. Per entrare a giocare. Allora, quindi abbiamo capito che ci sono due stronzi. Vediamo come sono questi. Cose. Wow, raga. Non ho pensato prima di farlo. Mamma, raga. Sono un po'. Siamo nel suo corpo. Kit di soccorso, raga. Cioè, ovviamente abbiamo fatto di tutto prima, ma non l'abbiamo trovato. Cerchiamo anche il kit di soccorso, ovviamente. Un altro. E un altro ancora. Ah, quindi sono morti quelli che c'erano prima qua. Cioè, che uno di quelli che c'è ucciso. L'abbiamo ritrovato. Ok. Quindi è in tempo reale il gioco per. Non ci faccio. Non ci ha fatto ricominciare. Siamo. Allora, devo chiudere sto cazzo. Prova qua. Ok. E ovviamente ora qualcuno ti ha allertato. Giusto? Tu dovevi venire a dare il contatto, no? La vuoi prendere sta sprangata in faccia? Che. Tu amore. Tieni premuto per riparare l'arma. Ovviamente le armi si possono anche riparare se avete, come possiamo notare qui. No. Notare ovviamente qua nell'inventario se avete ovviamente come posso dire, se avete degli accessori appunto che servono per creare, ovviamente noi possiamo creare dei grimaldelli perché abbiamo dei pezzi di metallo a nostro favore, no? Quindi possiamo creare grimaldelli e dei petardi. Petardi che ci possono servire a far ovviamente cambiare direzione una volta che tipo un gruppo di zombie ci ha individuato. Possiamo comunque fargli cambiare direzione. Quelli che abbiamo utilizzato erano gli shuriken, queste semplici lame e appuntite che infliggono molto danno. Ma ora le abbiamo finite e ci attacchiamo al cazzo. Ok. Aia, guardo. Un altro kit medico non si può fare, no? Vabbè, niente. Allora, pezzi di metallo, ecco, possiamo costruire. No, le lame ci servono, possiamo costruire dei grimaldi.
A cosa servono ovviamente questi grimaldelli? Siccome in tutta la mappa del gioco ci sono dei bauli, ovviamente chiusi a chiave, noi possiamo ovviamente bloccarli con questi grimaldelli. Sto bastardo che era dietro quel cassonetto di legno, dove... Ah, ecco. Merda, mi ha individuato con la luce, cazzo. Pigliatela in testa, sta... Pezzo. Da. Morto di fame, da lama. Ovviamente non ci sono solo le lame, ci sono anche... poi ho pistole. Però... Al momento abbiamo solo questo. Allora, è tardi no. Mettiamo dei razzi più che altro così possono infliggere no danno, ma nemico è bastardo. Ma questi sono infetti. Cosa cazzo? Cazzo che sta poter. Ah, vi faccio vedere se no la funzione dei petardi, va? Ecco, i petardi cercano di bloccare i zombie. Petardi, no? Tu mi devi fare il cazzo. E ancora non avete visto nulla. Devo di averne dietro. Bella testa. Acca. Oh, ma... Ecco, io... Ovviamente non posso... Ovviamente prendere sempre i dollari, alcol... Variamo... Non c'è... Scusa, via... Andiamo... I cessi. Max Payne 1, raga, nei cessi c'è. Eccolo. Bastardo di uno. No, di uno zoo. Questi non sono zoo. L'avete fatta voi la cazzo. Aia, aia, ce l'ho dietro, porco due. Tu con sta maschera. Serva resistente. Ah, però li abbiamo uccisi con due martellate, raga. Si vede che era bello tosto. Tu lo sai che moto la prendi? Questa è una bella martellata, vero? Ah, no. Papaghe. Aia! Se pareva che anche lui non le avesse. Quelle lame di merda. Un sopravvissuto. Livello 25 può guadagnare armi di... Le invasioni? Vabbè, in grado PvP, ovviamente. Da. Online. Il bastardo di turno. Oh, ma ancora qua sei. Oh, ma che cazzo c'ha questo, raga? E prima quelli con una cazzo di martellata li ho uccisi. Vaffanculo. Morto. Mia, ma pure sono andato. Vengono. Eccolo. Non siamo all'aperto, se no vi faccio vedere. Specialità. L'ho sbloccato. Ah no, l'ha fatta. Cioè, salire addosso, ovviamente. Tommy molto. Mano. Per fare questo. Hopla là. Paccata, veramente. Quattro. Medico, grande. Questa regala dobbiamo aspettare. Da parte.
Metallo, vabbè. Ovviamente, raga, perché sto facendo sempre questo? Perché ne abbiamo veramente pochi, quindi. Però non abbiamo uno spago. Ah, ecco lo spago. I razzi. Insomma, non possiamo costruire un cazzo. Non possiamo così. Ovviamente la torcia non va sempre tenuta accesa perché ha un consumo. Le pile poi, raga, non si trovano facilmente. Vabbè, insomma, dobbiamo cercare. Ah, cerca in giro l'antizim. L'antizim, dove era? Ma ovviamente qua non ci sarà, giusto? Giusto, Direi che è Domenico. andata male con l'antesim. Sembra che dovremo discutere di un'altra opzione. Devo ancora guardare nell'aula C, però. La chiave, suppongo sia qua, no? Ah, le abbiamo prese poco fa, vero? Ah no, erano altre chiavi. Cerca. Cassetti. Ma le abbiamo recuperate. Ah no, eccole, ragazzi. Ok, proseguiamo, ovviamente. Sì, qua. Chiuso. Vediamo ora di. Ah, ecco, mi sembrava strano. Dove cazzo passavamo? E qui possiamo chiudere, ovviamente. Aia. Aia, zombie di merda. Ciao. Piacere. Te la posso spaccare un po' la faccia? Con un po' di schweppes. Yeah. Ma cazzo ti carri sì? Pigliatela un'altra martellata. Dai, un'altra sola e basta. Dai. Andiamo. Ma guarda, pure il coraggioso fa. Un altro. Ma quanti cazzo c'è? Raga, ovviamente non è. Almeno pace, ma non muore. Perché è inefficace l'arma. Se già morto. Oh, non muore. Oh, ma che di che cazzo sei fatto? Vabbè, ho capito che. Vaffanculo. Oh, che ba. Al cingulo lo vuoi, zombie. Morto, raga, guardate come. L'ho messo pure apposta. No, non dobbiamo distruggere niente, ma dobbiamo cercare. Dai, ma almeno fatemelo prendere un cazzo di. Aia. No, no, tranquillo. Facciamogli il. Solo dollari. Solo. Ah, sei fregata. Guarda. La stavi a fa con la mia. Tocco. Oh. Solo con i calci. Vai. Guarda, è impossessata qua. Ma questa puttana non muore. E vaffanculo. È tardi. Infatti. Ok. Arma inefficiente. Capito. Abbiamo solo la chiave regolabile. Utilizziamo la mazza. Vai. Vediamo com'è.
Abbiamo un elemento elettronico, mentre il cellulare e pezzi di metallo. Contra ti concedi nel... Aia, porca puttana, un bomber, aia. Guarda. Sì, ok. Avete amoreggiato veramente tanto. Ok, Jade, cazzo se... Andare. Dovete far... Ma... Sai di zona, vero? Sto piuttosto tranquillo. Non ho capito dove stiamo andando. Andrati con Jade nel deposito C, ma... lì non c'è nessuna porta che porti nel deposito C. Comunque sta musica fa veramente... Fa venire una... Vabbè, dai, abbiamo capito. Incontrati con Jade. Ma qui? Le chiavi? Ah, ok, perfetto. Bastava utilizzare le chiavi che avevamo preso, ragazzi. Ovviamente chiudiamo. E ora? Vediamo sta luce. Merda. Ah, guarda sto zombie del cazzo. Ma vaffanculo quanto è rognoso. Oddio, che cazzo mi è arrivato addosso, raga. Che missione di merda, però. Cioè, una missione. Ok, ovviamente ho letto dei piccoli messaggi, mi erano arrivati, comunque abbiamo i zombie, ho capito dove cazzo mi sono arrivati io. Ehi, dove cazzo sei che mi sono rotto un po' le scatole? Giocare con te, ovviamente. Ok, raga, seguiamo il filmato, eccola lì, Jade. Se qualcuno la conoscesse, eccola là. Sì, ovviamente. Una bella sprangata. Cazzo, Crane, sei proprio cattivo. Potevi entrare, strillare. Siamo qui, venite a prenderci allora. Non mi rompere il non c'è cazzo. niente di male a prendere le cose di petto. Cazzo. Beh? Merda. Vai Jade, vai, non mi rompere il cazzo, va. Promettimi che non farai avvicinare Rahim a cosa? Ah, certo, te lo prometto, sul serio, ora vai. Ma che cazzo ci fate qua? Invece di andare a rompervi il culo da un'altra. Ah, siccome tu no a me.
Guarda, raga. Mi sa che ci lascerò le penne. Cap 2 scatole. Allora, scrivono che ovviamente c'ho. Mentre parli si blocca il microfono. Un attimo. Prende dopo un po'. Non lo so. Deve essere dovuto al fatto che forse utilizzo sto programma di merda. Quindi non so a cosa sia dovuto. Ma comunque vediamo un pochettino di cambiare un po' le impostazioni. No, 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 merda. Sono ancora in game. Un attimo. Perfetto. Allora, datemi un attimo di tempo. Impostazioni. Vediamo un pochettino. Allora, nella voce microfono. Provo a mettere più 5. Vediamo un pochettino se si blocca, ma non penso. Vediamo. Ovviamente fatemi sapere ora se si bloccherà, ma penso che ora si sentirà veramente forte. Quindi abbassiamo ovviamente a 3. Ok, fatemi sapere ovviamente se è buono la voce e proseguiamo ovviamente col game. Sti bastardi mi hanno rotto un po' il cazzo oggi, tutta sta roba. Ma io, ma se mi fate passare leggermente e mi fate andare a prendere un caffè di là, ok, grazie, vaffanculo. È difficile perché sono tre e sono belli armati. Sono tutti e tre con armi veramente cazzute. E noi siamo con una semplice mazza da baseball che gliela ficcherei ovviamente dove non batte il sole. Abbiamo solo quest'arma e la chiave, ma la chiave non penso sia faccia miracoli. Dai, scappiamo da qua, raga. Mi sono veramente rotto il cazzo. Merda, ma qua ci stanno zombie però. Li devo seminare, raga. Ok, mi sa che li abbiamo seminati per un po'. Devo trovare un'arma, qualcosa che mi permetta di combattere contro di loro, perché sono più efficaci di me. Sono con una semplice cazzo di chiave inglese. Vediamo cosa. Aia. Tubo del gas. E tu mo me lo dai il tubo. Gula chi te beve. Ma poi te la vuoi prendere una tubata in testa? E state zitte, piati la sta tubata in testa. Ovviamente non è potenziata come arma, quindi non penso avremmo molta fortuna. Ma comunque, vaffanculo però. Non è facile, non è per niente facile, cazzo. Ovviamente stiamo giocando a livello di difficoltà normale, quindi tutta sta difficoltà non dovrebbe esserci. Però porca puttana. Ah, loro sono sotto, raga, e noi siamo sopra. Però elimina gli uomini di Raiz, li devo eliminare per forza. Ah, no, 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 me ne posso andare. Attenzione ragazzi, attenzione che mi sa possiamo filarcela. Li dobbiamo eliminare per forza, è inutile. Non sai tu quanto mi stai facendo incazzare a me, porco due. Mortacci tuo. Aia. Ah, la posso riparare, vai. Bastardi. Oh, ma non muori. Vaffanculo, grazie. Il tuo amico mi è servito un bel po'. Oh, un altro è partito. No, 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 riprendi fiato, riprendi fiato. Via, 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 via. Merda, ancora quello non è morto. Oh, ma di che cazzo siete fatti? Vabbè, almeno, raga, abbiamo la fortuna che non
Almeno non si trasformano in zombie una volta che poi muoiono. Merda, mi ha girato il bastardo. Io voglio un'arma vostra. Bastardo. E mo? Chi viene dei due? Tu? Ah, ma guarda sta merda. Ovviamente quello è sopra, quindi non problem. Sì, ma vabbè, ma sti due coglioni, porco due. Che palle. Ovviamente sì, questi. Lo spirito di sopravvivenza per la minima per non farti scoprire dei notturni. I notturni sarebbero questi qua. Sono degli zombie un po' più potenti, tutto qui. Nulla di che. Comunque che due scatole. Guarda tu sto stronzo. Non gli serve un cazzo che gli faccia così. Jade mi poteva lasciare pure una cazzo d'arma però, eh. Finalmente uno l'abbiamo ucciso. Che due scatole. Mo ti sei incazzato perché ho ucciso il tuo fratellino. Oh, finalmente, raga. Un falcetto, una pala. Finalmente qualcosa di utile. Un kit soccorso. Bravo, così. Perfetto, lasciamo la scuola e ce ne andiamo. Che due scatole, raga. Non riuscivamo più a sbloccare. Ok, mi hanno comunicato che si bloccava ovviamente il microfono e la voce andava e veniva, quindi non so, fatemi sapere ora se va bene. Ok, allora Jade se la prende nel culo e via. Che due palle. Ok, ovviamente ora abbiamo i notturni. Che è questo? Cos'è sta melma verde che ha addosso? Sta facendo? È impazzito. Non mi attacca. Attenzione. È scappato. Oh! Cioè, me l'ha buttata addosso. Che cazzo? La palla gliela lanciamo? Tanto questo è debole. Pure con i calci lo possiamo uccidere sto zombie. Sì, infatti. Ok, allora, ovviamente quegli esplosivi che abbiamo cercato non è che sono del tutto. Che cazzo vuole sto bomber di merda? Ovviamente abbiamo superato la notte, ma non vi pensate che sia finita qua, perché ovviamente. Cioè, sono spariti i notturni più che altro, però non è che sia stato così tanto favorevole questa cosa. Allora, ovviamente vi faccio vedere un po' la grafica, guardate, giudicate voi ovviamente nella chat cosa ve ne pare. Ed è tutto alto, quindi giudicate voi se graficamente merito o meno. E poi niente. Ovviamente questi sono dei rifugi protetti e quindi gli zombie qua non possono mettere mano. Possiamo aiutare dei civili, possiamo aiutare tutti quanti. Ovviamente ora noi non aiutiamo nessuno perché andiamo avanti con la missione. Ovviamente i negozi sono tutti chiusi, non vi pensate di trovare negozi aperti perché non ce ne sono. L'unica cosa che potete trovare è dentro ovviamente i telefoni pubblici qualche moneta. Che può essere sempre a nostro favore, il nostro vantaggio. Si può scalare ovunque, noi siamo dei runner. Quindi, diciamo, sembra un Mirror's Edge da questo punto di vista, questo videogioco. Però, tutto sommato, raga, è molto bello.
A me piace più che altro, quindi molto veramente interessante. Allora. Cerchiamo di darcela a gambe. Più non posso. Ok. Siamo quasi arrivati, non vi preoccupate, questo è il palazzo. La torre più che altro. Ovviamente possiamo anche cercare dentro. Ecco, abbiamo trovato dello spago, quindi possiamo costruire dei... Vabbè, kit di soccorso. Ah no. Che cazzo ha fatto? L'ho utilizzato? No. No, devo costruire. Vabbè, possiamo costruire cosa? È uno shuriken che può sempre servirci. E basta questo. Al momento solo questo. Ovviamente dentro la torre ora ve la faccio un po' visitare, così almeno vi fate anche voi un'idea. Perché non pensate che questa torre sia solo un punto di salvataggio. Ovviamente possiamo attivare delle trappole che non permettono ovviamente agli zombie di oltrepassare questa zona. E questo, diciamo, è l'ingresso della torre. Ovviamente loro non ci attaccano perché sanno che siamo dei civili, quindi non creiamo fastidio. Ovviamente lui si chiama... Lui è il fornitore e ci permette di acquistare, nello stesso tempo vendere qualcosa. Ovviamente acquistiamo dei kit di soccorso e pezzi di metallo, per il resto se lo può tenere. Parla del nido a Raim. Ma chi se ne fotte della bacheca. Allora, vediamo un pochettino cosa ci dice ovviamente Raim. Raim chi è? Ok, allora vi sto dicendo Raim, chi è Raim? Ovviamente è tra virgolette il capo della torre, tutti si riferiscono a lui, lui prende tutte le responsabilità di tutti, insomma, quindi allo stesso tempo prende il capo, diciamo, tutta di questa torre è lui, che ora vedrete. Allora, parla del nido a Raim, ovviamente questo è il suo ufficio, ma non è qua, ma penso sia sul tetto. Infatti. Ah no, Raim non è il capo, raga. Che cazzo ho detto? Raim è sto ragazzetto. Avete trovato degli esplosivi? Che bella notizia! Gli elicotteri. Said era in una squadra di artificieri, è un esperto in materia. Sì, ci è andata bene. Avrei preferito fare un po' di altro. Infatti. Il mio amico Omar si sta assicurando che Said metta dei timer come si deve su quella roba. Così faremo in tempo a scappare. Faremo. Hai capito male? Sì, è vero, quel nido deve sparire e ora è possibile, ma ci penserò io, da solo. Ma come? No. Seguirò alla perfezione. Stai buono, buono qua tu. Ah, merda. È inutile discuterne, eh? D'accordo. Ti contatterò non appena Said avrà sistemato. Infatti. Direi di sì. Perfetto. D'accordo. Un Ok. attimo, vado in infermeria. Grazie. Ok. Perfetto, Raim, raga, scusatemi, mi sono confuso con un altro personaggio. Lui, diciamo, prende parte, è un runner, punto. Nulla di che. Un semplice giovanotto montato. Che è successo? Qualcuno mi vuole parlare? No. Devo fare missioni secondarie, no. Allora, vediamo, abbiamo un altro compratore, ma è sotto, quindi è il fornitore. Ma ne abbiamo forse pure un altro qua. Ah no, tu non mi interessi. Lui vuole scappare, sì. Già so la storia di questo personaggio, quindi. Non di questo personaggio, ma di questo. Vuole che faccia dei compiti per lui. Ovviamente non solo lui, ma come tutte altre persone ovviamente, presenti in questo palazzo. Allora. Parla con Zer, ovviamente Zer che è un dottore, dello strano infetto alla scuola e... Ah sì, ok. Già capito in che missione ci imbatteremo. Sarà una missione ambientata di notte, dovremo prendere un campione di questo essere che abbiamo visto noi. Tutto qua. Diciamo. E si trova a pochi passi vicino alla torre, questo dottore. Con Rahim. Ammiro la sua determinazione, ma è ancora troppo giovane. Con il suo
prima missione vuol far saltare in aria un nido di notturni con l'esplosivo. È pazzo. Credo di avergli tolto questa idea suicida dalla testa. Ora dovrei chiedere al dottor Zer dello strano infetto che ho visto davanti alla scuola. Forse troverò anche il modo di mettere le mani sulle sue ricerche. Beh, che tutto sommato ci porterà anche più esperienza. Chiudiamo sta luce. Sì, tu fai bene a utilizzare la mascherina. Ciao, arrivederci. Sto uscendo, sì. No, non ho capito perché mi dava un simboletto arancione qua poco fa, boh. Parla con Zer dello strano infetto della scuola. Ah, quindi dentro il palazzo ci devo parlare. Ah, pensavo che dovessi andare al suo ufficio. Ah, eccolo qua il dottore. No, bisogna salire e quindi trovarlo in infermeria. E mi sono sbagliato, pensavo che fosse qua. Ho parlato con Rahim. Ok, mi dicono che il microfono va bene, quindi perfetto. Sì, vabbè, l'abbiamo sentito, non ce ne frega più niente, quindi il giovane Rahim dovrà obbedire noi. Ma sti cazzi, dai, vediamo un pochettino. Il dottore dove cazzo è? Ah, è dall'altra parte. Dottore? Cucù, c'è qualcuno? Salve. Oh, ah no, dormite. Ehi, hey, dottore. Dot. Dotto, che sta facendo? Dot. Posso io? Che sta come n'è? Visto un altro e ha fatto la stessa cosa. Penso di aver sentito i suoi colleghi parlare di quello. Li chiamano fulmini. Sembra che preferiscano alcune zone della città ad altre, ma appaiono solo di notte. E riuscirebbe a portare. No, 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 non te lo porto. Stavo pensando che è solo una teoria. Se queste creature preferissero le zone dove ho lasciato le mie esche sperimentali. Beh, meglio rimanere coi piedi per terra. Ah, un campione. Bravo, bravo. Fresco, mi raccomando, dovrà portarmelo in fretta. Ma sì, sì. Le trovo di preciso. Quel tipo, il fornitore, pare che le tenga d'occhio. Ah, sì, ok. Insomma, mi devi rompere un po' il cazzo, ho capito, ho capito. Allora, andiamo sotto, ovviamente, dal fornitore dove abbiamo preso il kit di soccorso. E facciamoci dare maggiori dettagli. Allora, vediamo se su Twitch ho ricevuto messaggi. Zer mi ha chiesto di un campione di quel fulmine che ho visto davanti alla scuola. Dice che di solito si trovano in determinate zone, quindi dovrei concentrare lì le mie ricerche. Ha anche aggiunto che dovrò riportargli il campione ancora fresco, quindi non potrò perdere tempo. Ok, allora un attimo, raga. Ovviamente facciamo partire, ma un attimino che sto facendo. Ok. Configurazione. Partire. Ok. Signor Crane, ho un messaggio per lei. Si tratta di una cosa molto importante. La gente dice che qualcuno ha acceso. Ma davvero? Il segnale radio è più forte che mai. Il signor Crane, vorrei parlarle. Dimmi tutto. Di che si tratta? Signor Crane, ma davvero? Conosce un uomo che si chiama Volkan Yasif Dal? Volkan Dal? Sì, lo conosco. È il proprietario della Volkan Petrol Engineering e l'uomo più ricco di Arran. Esatto. Il signor Dal ha bisogno del suo aiuto. Non sapevo che fosse ancora in città. Quasi tutti i suoi dipendenti sono stati evacuati, ma due ingegneri capo sono ancora qui nei bassi fondi. Ok, su Twitch non c'è nessuno che mi scrive, perfetto. Stanno lavorando a un progetto. Sì, ho capito chi sono, due pazzi. Sclerano, vogliono che faccia dei favori,
Sono semplici rompicoglioni. Fornito. Dimmi dove cazzo lo trovo sto fulmine. E diambela questa dritta. Ma se posso permettermi, se i guai non vengono a cercarti, non c'è motivo di andare a disturbarli. Parole sante, grazie. Giustamente. Quindi dove li trovo, fornito? Durante la notte, ancora è giorno, raga, quindi mi sa che ci dovremmo fare una piccola penichella. Ok. Sì, che lo troverò il tempo. Allora fatemi fare solo una piccola dormita. Ho un'offerta speciale per te, ma non me ne frega niente della tua offerta di merda. E ora noi andremo a catturare questo fulmine e poi concluderemo la live, raga, perché sinceramente devo staccare. Allora, perfetto, i fulmini sono una categoria particolare di infetti che potrebbero essere molto utili per la ricerca di Zer. Appaiono solo di notte e si trovano ovviamente nelle aree di caccia che sono segnate sulla tua mappa. Se hai intenzione di andare a cercarli, fai molta attenzione perché si spaventano facilmente e corrono molto veloce. Ah, loro si spaventano di me, wow, che figata. Ok, allora, ovviamente li troviamo con il simboletto blu. Ok, Spike. Ok, allora raga, ovviamente è la prima volta che voi vedete almeno nella mia live questo tipo di schermata, ovviamente notte, tutto quanto. Ecco, allora raga, ora vi faccio notare una cosa. Se notate nella mappa abbiamo dei piccoli zombie con una banda scusate, con una banda bianca, ovviamente quello è il loro campo visivo. E sono degli zombie che ci attaccano. E questi, raga, pensate che sono veramente dei bastardi. Ecco, come potete notare, ovviamente abbiamo ricevuto più 20 di esperienza. Perché di notte, ovviamente, come ho detto ad inizio live, riceviamo un piccolo bonus. Ovviamente in queste zone dove ci sono questi lampioni blu, i zombie non possono entrare. E mo noi dovremo andare a dare la caccia allo zombie. Allora, il punto di uscita... sì, chiamali come cazzo ti pare. Via. Ovviamente non si esce nemmeno di qua. Ma che palle. Dove cazzo sono, raga? Non cerchiamo di attirare questi qua perché sentono veramente i passi come... Aia, porca puttana. No. Merda. Zombie del cazzo, sparisci. Ovviamente accendiamolo perché sennò non vediamo un tubo. Dove cazzo è questo fulmine? Shh, ragazzi, l'abbiamo proprio qua vicino. Ok. Ovviamente ci sono anche gli zombie che rompono il cazzo. Merda. Eccolo, raga. Merda, al molo si trovava sto stronzo. Ok. Hanno delle loro zone preferite, insomma. Forse in zona di caccia. Eccolo dov'è. È lì, raga, vedete?
Ah no, non è quello, è questo, quello che sta... Aia, porca puttana. Beh raga, cerchiamo di non farci attirare. Ma è proprio protetto da sti cazzo di zombie. Raga, muori bastardo, muori pezzo di merda. Raga, abbiamo il campione. Cerca di prenderlo, dai. No, raga, l'avevamo beccato. Oddio. L'avevamo beccato. L'avevamo beccato, raga. Mannaggia la miseria. Tessuto di fu, merda. E ora dove te lo vado a beccare un altro? Ma perché non mi fa ritornare alla postazione dove l'ho ucciso e mi fa prendere il campione? Invece di farmela rifare tutta da capo, sta cazzo di cosa? L'abbiamo visto. Shh, ragazzi. Che vuoi? Ciao, ciao. Lavoriamo per il signor Dalmo e siamo pronti per metterti alla prova. Mo. Qui, non tempo. Proprio ora no. Maleducazione, Tolga. Non parlarmi in quel modo. Allontanati da farai arrabbiare idiota che non sei altro. Se non chiudi il becco ti tiro un pugno. Un pugno? Io ti ammazzo. Sì, sono davvero svitati. Non svitate, sono veramente coglione. Ovviamente noi abbiamo attivato la trappola, ma non si vogliono levare dal cazzo. No, no, li abbiamo attirati di qua, no, raga. Prendi sto cazzo di campione e vattene. Mannaia la miseria, mannaia. Vabbè, va. Avete capito, insomma, con chi abbiamo a che fare? Con degli stronzi di merda. Mannaia la miseria, mannaia. Non è facile, raga. Non è per niente facile. Ovviamente quelle frecce blu che notate sono dei rifornimenti che il GR è ovviamente l'azienda per cui noi lavoriamo. E manda di rifornimenti di antizim. Ma come ho detto, c'è questo Raim che se li fotte lui prima di noi. Poi ovviamente nella postazione in cui andiamo ci troviamo sempre dei sei uomini. Sono belli armati, quindi è inutile andarci. Abbiamo un nemico rosso da quella posizione, ma non ho capito perché è rosso. Aia. E ma dove lo troviamo un altro fulmine? Più 20. Grande. Devo recuperare un tessuto di fulmine. Se ci sbrighiamo. Shh, ragazzi. Aia. Oddio, stavo rischiando. Merda. Non mi hai visto, non mi hai visto.
Via di qua, via di qua, via di qua, via di qua, proprio via, 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 ovviamente c'è un temporale di merda. Del fulmine non se ne vedo minimamente la traccia. Merda, che temporale, raga. Oh, e non mi venite a rompere pure il cazzo ora, eh. Zombie di merda. Merda. Cambiamo strada. C'è un temporale, raga. Fatto bene, però, eh. Dai. Ok. Perché quello mi guarda? Ah, è uno zombie così normale. Però l'audio è fatto veramente bene, cazzo. Sembra di essere veramente in un cazzo di temporale. Raga, ma dov'è il fulmine? Non me lo trovo. Porcaccia pupazzo. Ok. Finito il temporale e ancora il fulmine non si vede. Ovviamente state attenti a fare questi salti perché se lo fate su un tetto tipo questo qua, crolla tutta la Madonna. Entrando qui non si vede niente. Hai superato la notte, ma io non ho di nascosto. Wow! Non ci siamo fatti individuare. Quello ci stava per individuare, ma finalmente. E ovviamente del fulmine non se ne è vista la traccia. Vabbè, lo so che facciamo. Io la concludo qua la live, ragazzi, perché penso di aver fatto 1 ora e mezza più di live. E niente, spero che questo ovviamente video vi sia piaciuto. E ho aiuto aereo, ha ru rubato ovviamente dagli uomini di Raim. E vabbè, raga, io vi saluto e vi ringrazio, spero che questa live vi sia piaciuta, ovviamente iscrivetevi qua al canale di Twitch se vi è piaciuto, troverete questa live anche sul mio canale di YouTube e niente, ci vediamo alla prossima live, ciao!